Mi è stato dato il compito più facile e più difficile allo stesso tempo, cioè di leggere e navigare nel sito in anteprima come i due relatori precedenti, ma guardando al futuro, che come dire, anche le tecnologie più utilizzabili in modo facile e potenti hanno difficoltà a rappresentare, ovviamente. E quindi non posso che diciamo condividere con voi un'ispirazione di futuro che mi ha dato la lettura di questi strati che raccontano, diciamo, del presente e del passato di Milano. E ho chiamato questo mio piccolo intervento l'età dell'oro di Milano, perché insomma è evidente, e lo è anche dalla mia recente esperienza di Expo ottimista, di diciamo narratore dell'Expo che è finito qualche anno fa, se vi ricordate, è evidente che oggi il presente di Milano è quello di una percepita età dell'oro, un'età diciamo di raccontata abbondanza, di in qualche modo potente narrativa, di storytelling, si direbbe adesso. Non c'è giornale nazionale, internazionale, non c'è chiacchiere aperitivo tra amici, non c'è scambio di informazioni tra chi magari ha visitato Milano ultimamente e non lo faceva da tempo, che non si concluda con una frase del tipo Milano non l'ho mai vista così bella, Milano è incomparabile nel panorama italiano, Milano è finalmente attrattiva, eccetera eccetera. L'età dell'oro di Milano. Allora, vediamo cosa mi ha ispirato la navigazione di questo sito rispetto a capire se ci sono dei dati oggettivi che ho tirato fuori dalle cartografie, che come avete visto possono diciamo essere spente, accese, e ci sono anche quelle degli ultimi 20 anni, e cosa mi ha ispirato invece sul futuro. Capiamo quindi se questa età dell'oro percepita ha delle basi di presente e quali sono, a mio avviso, i temi sul futuro, sulla possibilità che questa percezione rimanga per tanto tempo. Quindi guardiamo banalmente gli ultimi 20 anni e immaginiamo i prossimi 20 anni. Quindi siamo nel più o meno ottobre 1998, e c'è una mappa più o meno di quegli anni, e confrontiamolo con l'ottobre 2018, cioè oggi. Allora, cosa vedremmo? Vedremmo tre raddoppi inaspettati. Il primo, quello forse diciamo più difficile nell'eseguirlo, ma forse il più spiegabile dei tre, è il raddoppio dei chilometri e fermate di metropolitana. Se qualcuno mi avesse detto, e avesse detto a un consenso analogo nell'ottobre 98, che Milano avrebbe, da una posizione molto bassa nel ranking europeo, raddoppiato in soli 20 anni i chilometri di metropolitane sotterranee, di tubi, nessuno ci avrebbe creduto. È accaduto. Se fossimo nell'ottobre 98 non avremmo il passante ferroviario, non avremmo la fermata metropolitana più grande d'Europa, che è Porta Venezia Passante, che forse conoscete, forse no, che per ragioni costruttive, per non bloccare Corso Buenos Aires, ha un'unica gigantesca campata con una banchina sospesa, è per quello che è la più grande d'Europa. Non avremmo nel 98 il metro 5, che tutti conosciamo, questa strana milanesità per cui è venuto prima del 4. Non avremmo il completamento del metro 3 da Zara a Comasina, un'opera che sarà fermata, diciamo, per questioni giudiziarie, ma che nel 98 era solo alla sua metà. Non avremo i collegamenti con la fiera di Milano, a Rho, che poi avrebbe servito anche per un semestre l'Expo. Non avremmo nell'ottobre 98 il collegamento col Forum d'Assago o con Piazzale Abbiate Grasso. Allora, la sommatoria di passante M5, completamento dell'M3, estensioni dell'M2 all'M1 fanno sì che Milano abbia fatto un miracolo, non tutto voluto in modo alla torinese, col piano strategico, con le pianificazioni in qualche modo coordinate. È avvenuto
per il completamento anche casuale nel tempo, nei tempi, di progetti che hanno origini diverse, il passante degli anni 80, il Metro 5 con modalità di project financing più recenti, i completamenti del Metro 3 per una battuta d'arresto giudiziaria e gli allungamenti del Metro 2 verso Assago, finanziati da una trasformazione urbanistica che è avvenuta in qualche modo senza una particolare pianificazione, e la fiera perché doveva essere collegata e si sono trovati in qualche modo in fretta e furia i finanziamenti. Madrid c'è riuscita, un'altra città europea che ha raddoppiato i chilometri di metro su un numero totale più ampio, ma in 23 anni. Quindi siamo diciamo per ora i titolati di un record piacevole, ma poco noto. Il secondo raddoppio, che vediamo dall'ottobre 98 all'ottobre 2018, è stato in qualche modo un po' più semplice di costruire 56 km di tunnel sotterranei. Ne abbiamo uno nuovo, quello dell'M4, ma non è contato in questo raddoppio. È stato più semplice da fare, ma molto più inaspettato. In fondo, il metro non se l'aspetta, Milano, eccetera, eccetera. È che nessuno ci crede. Ma nell'ottobre 98 avremmo avuto meno della metà dei metri quadri di verde pubblico fruibile, grande, parchi, non i guardrail, di quello che abbiamo oggi nell'ottobre 2018. Erano circa 12.800.000 metri quadri di verde che si vedono nelle cartine di questo splendido sito Milano Attraverso nell'ottobre 98, oggi sono più di 23 milioni. 14 nuovi parchi grandi. Come è avvenuto questo? Ecco, questo in modo, se vogliamo, io dico sempre un po' pigro da parte, in questo caso, dell'amministrazione pubblica, che è il soggetto titolato a rispondere rispetto alle trasformazioni urbanistiche che avvengono nella città, di che cosa i privati che le vanno ad attuare devono dare in cambio alla città. Perché dico pigro? Perché cos'è successo di irripetibile? Nel ottobre 98 c'erano ancora tantissime fabbriche dismesse di un'industria che aveva smesso di operare le falche circa 10 anni prima, quindi nell'88, e altre decine di fabbriche nel decennio precedente, tra il 78 e l'88. Quindi occasione unica, irripetibile, impossibile da avere a disposizione così solo volendolo. Deve succedere la deindustrializzazione massiccia di milioni di metri quadri di aree nel centro di una città, e può accadere solo con una trasformazione storica importante, qual è stata quella della deindustrializzazione. Però la pigrizia del comune, pigrizia positiva in questo caso, qual è stata? Il rispondere sempre la stessa cosa a tutti gli sviluppatori che per costruire quartieri residenziali, centri commerciali, teatri, uffici, volevano capire cosa il comune avrebbe voluto in cambio. E la risposta è sempre stata, più o meno, in modi leggerissimamente diversi, quindi sempre uguali, fateci un parco, più o meno nella metà dell'area che andrete a trasformare. Questa risposta continuativa, pigra, perché magari alcune volte sarebbe stato più opportuno magari una risposta più adeguata allo spirito di quel quartiere o di quel luogo, però la risposta è stata coerente e continuativa. E quindi nel tempo di queste singole trasformazioni si sono raddoppiati i chilometri, i metri quadri di verde a Milano, che si è scoperta una città con una dotazione di verde europea quando nel 98 non l'aveva. Questo è, diciamo, stato più semplice ma meno aspettato, perché nel 98, anche qui, se avessi detto un consenso analogo, raddoppiamo il verde, chi ci avrebbe creduto? E qui è avvenuto in modo sparso, eccetera. Il terzo raddoppio, che si vede anche da alcune diciamo segnalazioni di personaggi e luoghi in questo sito, è quello più semplice, ma anche questo quello proprio che mi avrebbero dato per pazzo invece nel 98. Che è il raddoppio dei turisti. Eravamo la quinta città in Italia per arrivi di turisti in Italia, dopo ovviamente, mi verrebbe da dire anche adesso, Roma, Venezia, Firenze, eravamo anche dopo Torino, eravamo la quinta. Nel settembre 2018, ottobre 2018, siamo la seconda. E da circa 2.980.000 arrivi dell'ottobre 98
siamo arrivati a quasi 7 milioni e 100 mila dell'ottobre annuali del 2018. E siamo secondi solo a Roma. Una roba abbastanza, anche questa, diciamo, questa è avvenuta per tante ragioni, anche prima del 2015, già nel 2013 questo trend era significativo, ma chi l'avrebbe mai detto? Ok? Finisco dicendo tre possibili proiezioni sul futuro. Allora, ci sono tre ragioni oggettive, in effetti, per supportare la narrativa dell'età dell'oro, e sono i tre raddoppi che ho appena detto. Uno, che ci vede il record europeo sulle infrastrutture metropolitane. Il secondo, che ci inorgoglisce, perché non ce lo saremmo mai aspettato, del verde. E il terzo, quasi una battuta a dirla se fossimo nel 98, che avremmo superato Firenze, Venezia come arrivi turistici. Tre temi sul futuro che ve li butto solo lì perché non ho la sfera di cristallo, però stiamo attenti, a mio avviso, su questi tre temi. Il primo è la cosiddetta crisi della domanda, cioè di fatto quello che vi ho raccontato è stato un imponente aumento dell'offerta, talune volte guidata dal pubblico e da fondi pubblici, le infrastrutture, in altri casi guidata dal pubblico ma pagata sostanzialmente da fondi privati, le trasformazioni urbanistiche che hanno lasciato il verde, la terza, il turismo, che ha generato un numero senza precedenti di nuovi hotel 5 stelle lusso, di ristoranti, di catene internazionali di retail che arrivano qui in Italia, recentemente due che conoscete tutti nel mese di agosto-settembre, quindi guidato anche questo nel mondo privato, un ingente aumento dell'offerta a cui però non è corrisposto, va detto, se non leggermente sui turisti, cosa che vi ho raccontato sugli studenti universitari, ma non in modo significativo, un aumento costante della domanda. Allora, più o meno, diciamo, gli abitanti sono gli stessi del 98, ma questa domanda di residenti stabili, di city user, di arrivi internazionali, è ancora praticamente la stessa. Quindi, incredibile aumento dell'offerta, sostanziale stasi della domanda. Come si chiama in economia questa cosa? Inflazione. Può tenere il botto qualche anno. Dopo bisognerà trovare nei prossimi anni una stabile aumento della domanda, sennò chi le paga? La gestione dei metro, la pulizia dei parchi, chi viene negli hotel, nei ristoranti, nei luoghi di retail che sono stati costruiti? Secondo punto d'attenzione, la dimensione di questo luogo di Milano. C'è una città metropolitana incompiuta e c'è, se non ci sono alcuni piccoli segnali, tipo la recentissima riforma del sistema di tariffazione del trasporto pubblico, però non c'è una governance che superi i miseri 184 km quadri di Milano, che ne fanno la città il comune più piccolo d'Europa dopo Parigi, che è 121 km quadri. Tutti pensano che sia grande, il comune di Parigi è proprio minuscolo, ma tre volte gli abitanti di Milano, nonostante sia 121 invece che 184 km quadri. Sto tema della scala andrà diciamo risolto prima o poi, se no questa età dell'oro non andrà sostenuta. Terzo e ultimo punto d'attenzione, i poteri. Milano ha, come tutti sanno, il comune di Milano, gli stessi poteri di Abbiategrasso, Campobasso, Vigevano, Sondrio, cioè di tutti i comuni italiani sopra i 15.000 abitanti, e non ha nessuno dei poteri dei suoi principali competitor. Berlino, Barcellona, Londra, senza citare New York, Singapore, gestiscono direttamente la sanità, gestiscono direttamente la sicurezza, gestiscono direttamente l'istruzione, possono alzare o abbassare le tasse, possono fare leggi. Al Comune di Milano tutto ciò è impedito, nel senso che non ha, essendo l'ente regionale quello che la Costituzione definisce come ente legislativo a livello territoriale, non ha potere legislativo, ma solo amministrativo, e non gestisce la sicurezza, l'istruzione, la sanità, tra le altre cose. Non può abbassare o diminuire le tasse se non in frazioni che conoscete, però attribuite dal governo e su limiti molto definiti. Allora, insomma, questo sito mi ha ispirato, grazie, sul futuro. Ricordiamoci che Milano è in un'età dell'oro sicuramente percepita, ma che poggia su un ventennio di realtà. Solo citare i tre raddoppi che vi ho detto
è abbastanza, come dire, incredibile, infrastrutturali, del verde, ambientali e turistici, ma ci sono dei punti di attenzione che conosciamo da sempre, ma che sono ancora irrisolti e che, se non affrontati, la crisi della domanda, o la domanda stabile, l'inflazione, diciamo, il tema della scala, il tema dei poteri, non faranno sì che questa età dell'oro potrà rimanere sempre tale, quindi dovremmo trovarci qui nel 2038 a capire come mai nel 2018 era tutto più figo.